Sono stati oltre 650 gli studenti delle scuole di Rimini e provincia che hanno aderito con i propri lavori al progetto di educazione ambientale Save the Earth, giunto alla terza edizione. Ne erano presenti ben 357 venerdì mattina con i loro insegnanti nella Galleria delle Befane Shopping Center di Rimini in occasione della premiazione dei laboratori. Un incontro che ha così concluso il percorso, che ha visto un'ampia partecipazione a tutte le proposte educative, mostra interattiva, laboratori e concorso realizzate anche grazie alla collaborazione di soggetti attivi sul territorio. Per il Comune di Rimini un'importante iniziativa, come spiega Sara Visentin, assessore all'ambiente del Comune di Rimini. Per noi è importante puntare in modo particolare soprattutto sulle giovani generazioni. I piani di educazione ambientale dovranno essere uno dei pilastri, insomma, anche all'interno della nostra amministrazione, la collaborazione peraltro anche con l'assessorato alla pubblica istruzione, perché è vero che proprio dai bambini noi partiamo a modificare uno stile di vita che invece gli adulti hanno abbondantemente dimenticato, in particolare sui rifiuti, il recupero del materiale da oggetto di rifiuto, e anche capire che in realtà molto spesso quello che buttiamo invece ha ancora molta molta vita e può essere trasformato. Un programma educativo per i ragazzi, infatti viene fatto in collaborazione con le scuole della provincia di Rimini e provincia, e insegna ai bimbi e ai ragazzi a imparare a rispettare l'ambiente. Quindi, come si vede alle mie spalle, c'è stata una grande adesione e un grande ritorno, come si dice, di memorabilità dell'evento. Tant'è vero che nell'autunno di quest'anno, del 2012, riprenderemo questo argomento e lo svilupperemo in altro modo. Noi siamo riusciti a fare delle storie partendo, non so, da una scatola di cioccolatini che si è trasformata in qualcos'altro, e i bambini ci hanno messo una voglia, un impegno veramente grande, è piaciuto e penso che questo è un progetto veramente valido. È il secondo anno che partecipiamo a questa iniziativa che serve a sensibilizzare i ragazzi sia delle scuole medie che delle scuole elementari nei confronti dell'ambiente. Quest'anno in particolare abbiamo affrontato la tematica del recupero e del riciclaggio dei materiali.